Giorno 1. Buongiorno a tutti. Allora, mi sono appena svegliato e ieri sera sono andato a letto tipo verso le 2:30. Quindi adesso mi sono svegliato verso le 6:15, quindi non ho dormito granché, però ci sta come primo giorno per il fuso orario. Adesso alle 7 andiamo giù a fare colazione e andiamo a visitare Asakusa, Akihabara e Shinjuku. Detto questo, noi ci vediamo dopo. Il primo posto che siamo andati a vedere è stato Asakusa, storico quartiere di Tokyo. Qui siamo saliti all'ultimo piano dell'ufficio del turismo per ammirare la vista e capire come orientarsi nel quartiere. Da qui si può vedere il Tokyo Skytree, alta ben 634 metri, e più vicino si trova la sede della birra Asahi, che si riconosce per quella forma dorata che c'è sopra il palazzo, che dovrebbe essere una birra, ma a me ricorda più una... Proprio davanti a questo edificio si trova il Kaminarimon, ovvero la porta del tuono, con un'imponente lanterna di carta rossa al centro, che segna l'accesso alla strada Nakameshidori, ricca di negozi. Alla fine di questa strada si può ammirare una pagoda a 5 piani. Allora, abbiamo fatto il giochino, diciamo, della fortuna. Praticamente cosa succede? Bisogna mettere 100 yen, poi muovi questo qua e ti esce fuori un pacchetto. E in base al numero che ti esce devi prendere fuori il fogliettino che c'è. Vai. A questo punto a me è venuto fuori questo qua, quindi best fortune, quindi very positive e bene così. Adesso continuiamo il giro. Poco più in là si trova Kagetsu-do, dove è possibile mangiare il miglior melon pan di Tokyo. Allora, siamo venuti ad assaggiare il melon pan, che è tanto tanto famoso, tipo dovrebbe essere un panino dolce. Quindi adesso lo assaggiamo e poi dopo vi dico com'è. Un'ape. Decisamente buono, molto dolce, è veramente zucchero puro, però molto molto buono. In seguito ci siamo spostati da Akihabara, uno dei quartieri più nerd, o otaku in giapponese, di Tokyo, dove si estendono a perdita d'occhio negozi di manga, action figure, anime, cosplay e videogiochi, sia nuovi che usati, dove abbiamo trascorso praticamente tutto il pomeriggio all'insegna dello shopping. Il video degli acquisti lo vedrete presto qui sul canale. Nel tardo pomeriggio siamo saliti fino all'ultimo piano del Tokyo Metropolitan Building, il palazzo del governo, nella zona ovest di Shinjuku, dove abbiamo ammirato il bellissimo panorama dell'osservatorio, ad oltre 200 metri d'altezza. Ci siamo poi trasferiti a Shinjuku, con la linea JR Chuo-Sobu, per esplorare la movimentata zona ad est del quartiere. La zona chiamata Kabushi-cho è il quartiere a luci rosse più grande del Giappone, con molti esercizi commerciali in mano alla criminalità organizzata. Tranquilli, non è un luogo pericoloso. L'importante è non dare retta a chi vi invita ad andare nei locali per trovare ragazze ed evitare di dar fastidio o fotografare in modo diretto chi lavora qua. Ed ecco infatti che abbiamo la testimonianza del nostro Tommaso in Giappone, raccontata dal nostro Redez. Tommaso giovane, sapeva un cazzo del Giappone, quindi è venuto qui senza saperne né leggere né scrivere e si è trovato in questa zona. Ora questa è la zona... No, aspetta, io mi sono trovato che sapevo dove ero, però sapeva, non sapevo leggere. Facciamo il video perché... Non sapeva leggere. Alcune cose non sapevo leggere. Non interrompo. Adesso, no, non mi faccio ripetere per cortesia. Adesso. Vai, vuoi dirla tu? Io no, non so. Allora, questo Tommaso, senza sapere né leggere né scrivere, si trova in questa zona. Questa zona è controllata dalla... Ho giocato qualcuno a gioco. Gatto. Non giocate. Si chiama Ryokago Topo in giapponese. Perché la questa non la nominiamo più. Questa associazione criminale giapponese formalmente non esiste. No, giustamente non esiste perché è un altro tipo di associazione. No, perché la legge non parla di questa associazione. Ok. Questo Tommaso è molto giovane e più bello di questo che abbiamo. Questo modello un po' vecchio. Passando per questa zona trova un uomo sopra la cappotta di una macchina steso su una pelle di orso, su un pupazzo a forma di orso.
lui che giustamente non sapeva leggere né scrivere, lo indica. E prende la macchina. E prende la macchina. L'amico che invece sapeva leggere e scrivere, era giapponese, lo prende, lo ferma. Tipo football americano. Perché quello era un tizio della Yakuza, no? Di questa associazione criminale a delinquere, eccetera, eccetera. E quindi lui ha quasi perso la vita in quel momento. Quindi questo per dire che potete fare tutte le foto che vi pare, adesso non ci sono più questi personaggi. Così che... Però comunque sia, da ora in poi, ma, cioè non ci sono problemi, però doveste vedere qualcosa di strano, nel nostro caso fate gli affari vostri. Però non ci sono problemi, però tutta quella zona è controllata dagli amici. C'è qualcuno che avesse giocato a questo gioco, questo si chiama Kabukicho, però nel gioco si chiama Kamurocho. Se qualcuno ci ha giocato, sì. Conosce la zona memoria, perché è uguale. Il primo no, perché il primo sono passati 15 anni da, quasi dal primo. Però gli ultimi, tipo come si chiama? Song of Life, l'ultimo come si chiama? Comunque vabbè, Song of Life, non so che si chiama. Qualcuno ha visto Your Name? Qui ci sono un po' di scene. Sì, come no? Sì, Your Name è quello. Ah, è bello! Una cosa carina è la grande testa di Godzilla che spunta dal Toho Building, mentre poco più là c'è il Golden Gate, dove in 6 stradine ci sono circa 200 piccolissimi particolari bar. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel like e di commentare. Ricordatevi inoltre di iscrivervi al canale e che mi trovate sia su Instagram che su Facebook, il link qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!